Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia di pane con fave, pecorino e salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, acqua, strutto, zucchero, lievito e per farcire pecorino, fave fresche sgusciate e salame a dadini. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo lo strutto, la farina, e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Senza lavare il boccale, mettiamo il pecorino e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 6. Trasferiamolo in una ciotola e mettiamolo da parte. L'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. E stendiamolo con il mattarello. Dopo aver steso il nostro impasto, dividiamolo in 3 parti. Mettiamo adesso le fave. Il salame. E il pecorino. Chiudiamo formando un salamino. Formiamo la treccia. Lasciamo lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo, adesso spennelliamo la superficie della treccia con l'uovo con del latte. Spolverizziamo con dei semi misti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa. La treccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia di pane con fave, pecorino e salame. Grazie e alla prossima ricetta!